Irrompe come una bomba in piena campagna elettorale la durissima presa di posizione dei vertici del Gemelli Molise per rispondere alle accuse mosse da alcuni candidati alle prossime elezioni regionali. Il presidente Stefano Petracca ha incontrato una folta rappresentanza dei circa 600 dipendenti per spiegare le ragioni che l'hanno indotto a rompere il silenzio e passare al contrattacco. La misura è colma, ha detto, è arrivato il momento di difendersi dalle accuse che mettono la sanità privata sempre sul banco degli imputati. Non sono accuse, sono offese quelle che sono state spinte, ma non soltanto verso noi, verso tutta la struttura. E questo non è accettabile. Quel che è successo è di una gravità inaudita, a pochi giorni dalle elezioni, ed è semplicemente non accettabile. Le insinuazioni sulla società anonima, sulla provenienza, ormai vanno avanti da 2 anni da questa parte di questi soggetti. Ma strumentalizzarlo in campagna elettorale, paragonandoci a mafiosi o terroristi islamici, veramente si è superato un limite della decenza, ma specialmente da personaggi che dicono di essere professionisti della legalità e del diritto. E per me è un comportamento deplorevole che va denunciato e lo denunceremo. Iacovino, Romano, Pastore sono magari tre, chiamiamoli, i tre maestri della falsità in questa campagna elettorale. Non credo che possano avere un futuro in questa terra. Sono sicuramente molti di più quelli che lavorano in maniera onesta e corretta come lo facciamo noi. Certo che siamo super partes, io non sono iscritto a un partito, ma chi contrappone la sanità privata alla pubblica e ne fa campagna elettorale sicuramente va contro i nostri principi e lo abbiamo comunicato. Come detto, abbiamo 600 dipendenti qui in Molise, abbiamo responsabilità per oltre 600 posti di lavoro. Chi infanga il nostro nome e chi dice menzogne, perché ci sono state anche delle menzogne sulla spesa sanitaria in continuazione a comizi pubblici, credo che abbiamo la responsabilità di informare i nostri dipendenti di quel che succede.